Amici di Calcio Napoli 24, buongiorno e bentornati a Di Maro con una nuova diretta e la nostra web TV. Avete riconosciuto l'ospite che ho qui a mio fianco, è un onore per me avere Vincenzo D'Amico, ex storico calciatore della Lazio. Vincenzo, grazie innanzitutto per aver accettato. Niente, un piacere. Vincenzo, sei qui da qualche giorno, hai avuto modo di assistere a qualche allenamento, vorrei sapere per un uomo di campo come te che impressione ti ha fatto semplicemente Sarri e il suo modo di allenare? Beh, Sarri lo conosco da un po' di anni, visto che faccio la B per la Rai e quindi con l'Empoli gli ultimi, non chiaramente l'ultimo in A, gli altri precedenti in B lo seguivo spesso. È un allenatore capace, un allenatore che sa insegnare calcio, uno degli ultimi allenatori che sa insegnare calcio e quindi è una garanzia per il Napoli. Sta allenando una squadra che non è molto preparata fisicamente perché Benitez aveva i suoi metodi e qui probabilmente stanno lavorando molto. Speriamo che rispondano bene. Vincenzo, Sarri lo ha anche detto in conferenza stampa, ha dato la priorità a due moduli, il 4-3-1-2 con la presenza quindi del trequartista e il 4-3-3. Secondo te quale modulo opterà alla fine per l'inizio del campionato? Ma credo che lui in campo poi dirà ai giocatori quello che devono fare e non è tanto il modulo quanto come si applicano i giocatori. C'è bisogno di un po' di entusiasmo, c'è bisogno di qualche vittoria subito per creare entusiasmo. Non è un problema il modulo, con Sarri non è un problema, i giocatori sapranno benissimo quello che devono fare. Poi Insigne trequartista significa anche che può spostarsi da una parte e dall'altra, diventano tre punte con Gabbiadini e Higuain, quindi cambia poco. E per quanto riguarda proprio Gabbiadini e Higuain, secondo te saranno gli attaccanti titolari e sono complementari almeno come hanno dimostrato l'anno scorso? Sì, l'hanno dimostrato lo scorso anno, quindi la controprova c'è stata, sono giocatori, Higuain, stiamo parlando di un grande, un grandissimo, Gabbiadini è uno che può diventare un grande, con Lorenzo Insigne tutto è più facile, quindi direi che lì davanti sicuramente Napoli non avrà problemi, non so se arriverà una punta così forte da poter insidiare il posto a Gabbiadini, se così fosse ben venga comunque. Parlando proprio di centravanti, quindi di punte centrali, probabilmente con l'arrivo di Allan che ormai sembra imminente e partirà Zapata, secondo te il Napoli può fare a meno di Zapata e soprattutto se dovesse partire dovrebbe essere rimpiazzato oppure il Napoli può rinunciare a un attaccante? No, c'è bisogno di un'altra punta assolutamente, quindi credo che se dovesse partire Zapata il Napoli dovrà correre ai ripari. Si parla di Piniglia che potrebbe essere una buona alternativa a Zapata, però sicuramente uno serve, assolutamente. Amsic a centrocampo, almeno non è mai stato provato come trequartista, e Insigne, come hai detto tu prima, giustamente trequartista. Mi hanno fatto riflettere le parole di Sarri in conferenza, ha detto io ho ascoltato quello che mi hanno detto i giocatori. Ovviamente la differenza abissale credo con Benitez, tu saresti più vicino all'idea di Benitez o Sarri, è giusto parlare? Sarri tutta la vita, il giocatore lo devi far sentire importante. Io vengo da una squadra, quella famosa del 74, dove tutti pensavano di fare quello che volevano. Chinaglia, Wilson, Ricecconi, Martini, pensavano tutti di fare quello che volevano loro, ma era Maestrelli che il burattinaio, capito? E qui Sarri ha capito tutto, ha chiesto a Insigne, ha chiesto a Amsic dove preferirebbero giocare, loro hanno detto no, lui sicuramente li farà giocare dove loro preferiscono, ma con le sue direttive, quindi è un grande. Mi parli di direttive, sappiamo che Higuain, essendo anche un grande campione, sappiamo che se non trova subito la palla come centravanti si sposta come trequartista. Vedendo i primi allenamenti di Sarri... Con Benitez. Con Sarri sicuramente non lo farà. Quindi secondo... E se lo farà è perché Sarri glielo chiederà. Ok, perfetto. Ti ho già risposto alla domanda. Sì, esattamente era questa la domanda. Un'ultima domanda te la faccio su Jorginho Valdifiori. Ritornando sempre alla conferenza, Sarri ha detto se dovessi giocare domani una partita importante, in questo momento io non saprei scegliere tra Jorginho e Valdifiori. Benissimo, è una grossa concorrenza fra i due,
Chiaramente in questo momento, cioè, sai, arriva Valdifiori voluto da lui, poteva essere quello un po' più preferito, e invece no, è talmente onesto Sarri che dice non saprei, anche perché sono due giocatori molto molto validi. Giorginio a me piace moltissimo in un centrocampo a tre, Valdifiori quest'anno ha giocato un grosso campionato, tanto da meritare il Napoli, quindi è chiaro che una grande, c'è alternativa, una importante alternativa fra i due. Sarri, ancora una volta intelligente, non ha detto gioca Valdifiori che ho portato io, ma potrebbe giocare Giorginio che già stava qui. Guarda, ti ringrazio veramente per il tempo, ringraziamo Vincenzo D'Amico. Niente.